Alessandro Carta, nuovo allenatore della Castelfrettese, debutto amaro nel derby contro la Biagio Nazaro, 1-0-2 che brucia. Dopo un buon primo tempo la squadra si è smarrita nella ripresa. Sì, il secondo tempo non abbiamo fatto bene, il primo dai abbiamo fatto benino, anche se insomma il primo tempo abbiamo preso una traversa, qualche situazione, però fondamentalmente la Biagio ci ha dato insomma un po' più di qualità, aveva su ste ripartenze, anche se il primo gol è stata una deviazione. Sei arrivato in questa settimana, hai rilevato il tecnico Gianluca Fenucci, cosa ti ha spinto ad accettare la proposta del club del presidente Bonacci? Ma una piazza importante, ho trovato un ambiente sano, so che è difficile perché se no naturalmente l'allenatore non si cambiava e mi aspetto insomma anche c'è la promozione, sinceramente dai questo. Che impressione ti hanno fatto dopo la prima settimana di lavoro il gruppo composto da elementi giovani con la carta d'identità colorata di verde, con pochi elementi di esperienza, ma un gruppo tutto sommato di buona qualità? Sì, il gruppo è di qualità, naturalmente poca esperienza e bisogna lavorare sull'entusiasmo, sulla motivazione, sulla voglia di crederci e naturalmente dargli un'impronta e soprattutto crederci di più. Classifica che sta diventando pericolosa, specie alla luce dei risultati di dirette concorrenti, la Castelfrettese che manca al successo da 9 partite, non ha mai segnato nel 2024, situazione complicata, ma ci sono ancora 12 partite dove tutto può accadere. Ma quello senz'altro, ci dobbiamo credere, ultimamente insomma io ho fatto oggi, il trend è passato insomma, ma insomma, abbiamo dei problemi insomma, io bisogna che si risolvano prima possibile e io cercherò di risolverli. Campionato di promozione che ritrovi dopo alcune stagioni, aveva iniziato il campionato atletico Tavuglia dove lo scorso anno hai sfiorato la promozione, che campionato ritrovi e che livello hai notato anche da esterno? Ma il livello è buono, medio alto, naturalmente i due under la fanno un po' da padrone, però un buon livello insomma. Campionato molto livellato, sia in testa che in coda, prossima partita cattedra Castelfrettese contro un'altra big, contro il Moria Valesina, Castelfrettese che dovrà ritrovare quel quid in più sotto l'aspetto anche della determinazione e della compattezza per uscire dal turno. Sì, quello sì, anche perché oggi ho visto, anche se era un derby, non c'è, dovevamo essere più determinati, più rabbiosi e questo è mancato per me e soprattutto insomma questo. Poi però bisogna andare ad attaccare di più lo spazio con decisione, tante cose che insomma tanto, se abbiamo tirato poco in porta ci sarà, che non abbiamo fatto bene. Grazie e in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Crepi.